Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo episodio di Light Valley. Ci siamo lasciati l'ultima volta con l'allargamento del nostro centro cittadino. Abbiamo messo ancora diversi grattacieli, diversi edifici molto alti, aspettando sempre di più di arrivare verso il mare piano piano. Oramai sapete, la mia velocità è questa, quindi me la prendo con calma e piano piano vado a curare i dettagli. Per esempio, abbiamo l'ultima volta messo il mare, lo vediamo, abbiamo messo un incrocio qualche episodio fa. Allora, abbiamo messo questo mall, che devo dire mi piace come idea, è abbastanza moderno. Abbiamo messo a mano qualche edificio, quindi abbiamo anche messo, come vi ricordate, dei percorsi qui all'interno. Abbiamo aspettato e fatto uscire questi IT building, che li riconoscete ovviamente da questa icona. Li rendo storici, così non cambiano, perché tanto il livello è 1. Però ecco, questo qua ovviamente, come ci siamo detti l'ultima volta, il numero di persone. Sarebbe interessante far partire Real Pop Mod, Realistic Population Mod, per vedere quanti ne mette. Probabilmente invece che 17.000 saremmo 20.000, penso, perché ce ne sono diversi. E probabilmente ci mancano, sì, come vedete abbiamo raggiunto il livello 3, però probabilmente andremo a perderli perché abbiamo 50 persone in meno. Non mi chiedete perché, la dinamica è quella. Penso che dipenda un pochino anche dalla nostra copertura. Come vedete non è che è proprio brillantissima. Abbiamo messo un istituto, però non è proprio. Se volessimo essere proprio pignoli, dovremmo aggiungerne un altro. Quale potremmo mettere qua dentro? Non lo so. Innanzitutto io sto aspettando che cambino questi, perché da un momento all'altro, come vedete, hanno raggiunto il livello 2. Questo era già raggiunto il 3, questo raggiungerà il 2 e così via. Questo è già migliorato, questo qui assolutamente. Allora, adesso andiamo a raddrizzare questo parcheggio e andiamo a fare un ponte, quindi andiamo a prolungare questa strada e l'andiamo ad unire con questa dall'altra parte. Andiamo quindi a raddrizzare il parcheggio, andiamo ad usare la mattonella, il brush, la mattonella di cemento, che in inglese è concrete. Andiamo col gestore del terreno a tirare un po' su l'angolo e a mettere gli alberi per andare a dettagliare. In questo quadrato andiamo un po' a rompere lo schema, senza andarlo a collegare, o almeno non per adesso, vediamo. Il parcheggio non ci sta bene perché non è piatto, per cui andiamo a dettagliare normalmente con alberi e cespugli.
Allora, abbiamo raddrizzato questo parcheggio, abbiamo messo questo brush concrete, che come probabilmente vi ho già detto è un prop, è in sostanza un prop, voi lo mettete su, è un quadratino uno per uno e vi dà la possibilità, a differenza della parte dipinta con il Surface Painter, di decidere esattamente, perché come vedete il Surface Painter, come vedete, lascia queste spaccature e quindi è un po' difficile. Poi se dovete fare una cosa unita qua, dovessimo fare una cosa unita qua, allora sì, sarebbe abbastanza bello, vedete? Quindi andremo qua, però già qui sarebbe un pasticcio. E rimane questa piccola spaccatura, e qui uguale. Quindi a me non è che è mai piaciuto tantissimo. Mi è sempre piaciuto usare questi uno per uno concrete, come avete visto, questi qua, brush uno per uno concrete, li mettete, avete l'anarchy, togliete le collisioni, la collision, e siete a posto. Abbiamo tirato un po' su, messo un pochino di alberi, direi che qui ne abbiamo messo un po' troppi, quindi andiamo a toglierne un pochino, perché sono esattamente, come dire, esattamente qua. Andiamo a mettere una fence, una ringhiera, uno steccato, non so mai, ne dico sempre di più in inglese che in italiano. Allora andiamo a togliere ovviamente lo snap e andiamo ad aggiungere una ringhiera così. Aia, qui abbiamo fatto un danno, andiamo a rimediare. No, non abbiamo rimediato, perché dobbiamo andare ancora più su. Molto bene. Bene, poi abbiamo messo questo ponte. Per adesso lo lasciamo qui. Allora, questo è una zona pedonale, quindi poi lo andremo a fare proseguire da questa parte. Qui uguale. Andremo probabilmente a fare un ponte. Potremmo fare già direttamente il ponte da questa parte, comunque poi andremo ad alzarlo e andremo ad unire queste due ali, magari andremo a fare un'altra zona. Qui ho messo questo parcheggio perché nella mia idea questo dovrebbe essere una specie, un'area parco. Qui le persone arrivano, lasciano la macchina. Volendo possiamo anche spostarla di uno, così, esattamente. E in quest'area parco ci possiamo mettere una fermata dell'autobus, possiamo metterci qualcosa, disegniamo il parco, ci facciamo, qui ci sono già dei percorsi ai quali possiamo unirci, quindi le persone andranno a girare e faremo, direi, un'area parco. Questa qua la potremmo girare da questa parte. Allora andiamo a tirarlo su di 9 e non dobbiamo mettere questo perché altrimenti è un ground force, quindi forza a terra. Possiamo andare, come sapete, di 12, perché come vedete, come andiamo a 13 siamo troppo in là. Arriviamo e a 12 andiamo direttamente a terra. Proviamo a unirlo qua nell'incrocio, lo uniamo qui, proviamo un po'. È molto largo, mi piace questo ponte, al limite il ponte normale, guardiamo di far uscire un bel ponte. Guardiamo se per caso, partendo con questo,
Eccolo qua. Beh, non è male in effetti il ponte standard, eh? È il nostro classico ponte, se lo facciamo a due campate così. Direi che non è per niente male. Mi piace. Il ponte vanilla mi soddisfa sempre. Questo ci riprendiamo. Ci riprendiamo questa parte, la mettiamo qua. Qui volendo, quindi ci potremmo far passare qualcosa sotto. Non è male come idea. Allora, non bridge. Questo facciamo un normale. E quindi lo facciamo un 12. Andiamo così. Potrebbe essere un'idea farlo leggermente più lungo. E qua sotto abbiamo la possibilità di farci passare qualcosa. E quindi di andare ad unirci con questa parte. Questo è un baco, quando si va a prendere picker che rimane. Questo non è che mi entusiasma. Allora, adesso siamo a terra, quindi andiamo a riprenderlo e andiamo a metterlo di qua. Eccolo qua. Così hai i guardrail, non ci possiamo zonare e non facciamo confusione. Sì, mi piace. Allora, quindi l'idea, il nostro layout, piano piano direi che potrebbe essere interessante. Quindi questo lo mettiamo, questo è una via di accesso, questa è la via di accesso più veloce per il porto. Questo ci permette di avere un interscambio da questa parte, volendo ci facciamo passare anche il tram, gli facciamo fare questo giro, poi da qui facciamo uscire solo una linea tram e la facciamo girare qua dentro fino a qua sopra. Ok, sì, mi piace. Perché oppure la facciamo girare qui. No, perché qui la voglio far passare qua dentro. Voglio arrivare qua, mettere un tram e farlo passare qua dentro. Quindi non so se metto la metro, sono molto combattuto. Molto molto combattuto. Questo? Perfetto. Allora, potremmo fare... Io direi di fare tutta la linea che fa tutto quanto il giro. Non so se sia ottimizzata. Vediamo se riusciamo ad ottimizzarla. O se viene una cosa... che non si può guardare. Allora, qui c'è Two Lane Road... Quindi se è two lane road vuol dire che... Ah, questo andiamo a fare un danno, ma vabbè, amen. Così abbiamo fatto un quasi loop. Allora adesso di qua questo lo facciamo andare qua nel mezzo. Ovviamente per farlo ci vuole l'anarchy. Il toggle to snap, praticamente ci basta il toggle to snap, neanche l'anarchy. Quindi questa prima parte la possiamo fare così, proviamo a farla così. E poi rimettiamo il nodo di modo da unirlo, però in questo caso ci vuole l'anarchy. Sì, quindi per fare questa cosa sì, mi piace. Questo lo facciamo tutto quanto
Allora, dove lo facciamo andare? Lo facciamo andare qua. Voglio il tram che passa qui all'interno e poi fa il giro e gira qua. Allora, facciamo che questo lo andiamo ad aggiornare, poi andiamo a prenderci questo e aggiorniamo tutta questa parte centrale. Bene, adesso andiamo a finire questa fermata. Andiamo a chiuderla con il Surface Painter. Questa sì che possiamo farla, perché? Perché come vedete è uno spazio chiuso. Quindi quando avete uno spazio chiuso, il Surface Painter è perfetto. Quindi qua ci possiamo fare la nostra fermata. Quindi ci mettiamo già la fermata, ci facciamo arrivare la nostra linea, andiamo a prendere la nostra linea tram. Quindi per adesso le lasciamo da questa parte e andremo a vedere, eccolo qua che arriva. Andiamoci a godere un attimo la nostra prima first camera. Andiamo a vedere come ci risulta il viaggio. Wow, quante persone ci sono alla fermata, ragazzi! Wow, bello comunque, mi piace. Questi a sinistra i negozi sono molto molto belli. Secondo me hanno un colpo d'occhio molto 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 forte. Qui c'è l'altra fermata di nuovo. Mi piace a me questa first camera, devo dire che mi piace tantissimo, devo dire che mi piace veramente veramente tanto. Lo so che sono di parte, però mi piace molto. Qui c'è due grattacieli nuovi. Allora, questi qua ce li teniamo, assolutamente ce li teniamo da conto, questi due. Sta venendo un'area molto bella, secondo me. Allora, questi negozi qua mi piacciono parecchio. Qui ce ne vorrei mettere degli altri, però ho paura che facciano rumore. Andiamo a vedere quant'è l'impronta del rumore da questa parte. È piuttosto alta, quindi siamo lontani. Meglio che non li metto qua vicino. Già questo è una residenza, per adesso non si sta lamentando. Quindi, per carità, sono 23.
Ecco, poi qua dobbiamo fare una fermata. Sarebbe bello farlo anche dall'altra parte. Non so se vogliamo fare un'altra linea tram che fa un giro un po' più astruso. Secondo me qui ci faremo finire un'altra linea tram che però arriverà da questa parte. Direi di sì. Direi di sì. Allora, vediamo prima della fine di questo episodio 19.000. Direi che è alla nostra portata. Allora, facciamo, andiamo ad espandere questa zona sempre con lo stesso sistema. Quindi andiamo a prendere questa residenziale. Avevamo messo, se mi ricordo, vediamo un po', questa è default, default e default. Come mai le avevamo messe così? Non me lo ricordo. Secondo me perché le volevamo mettere, le volevo fare differenti, in realtà le ho fatte tutte e tre uguali. Adesso non le vado a toccare, ma non dovrebbe esserci niente, perché se io seleziono questo non mi dà un tubo. Se avessi messo i T, come vedete, mi darebbe questo. Se avessi cambiato il distretto qua, avessi messo i T, o avessi messo un'altra... secondo me si può benissimo unirli. Adesso poi fuori registrazione li unisco, così se faccio dei danni poi... Non vado a farvi perdere tempo. Andiamo a fare un altro distretto, lo mettiamo da questa parte e poi di qua ci facciamo un altro negozi da una parte e direi uffici dall'altra. Allora, queste sono, che non mi ricordo, questi sono commerciali, quindi ci mettiamo gli uffici qua. Ci mettiamo gli uffici wall to wall o gli uffici alti o qualche IT. Potremmo metterci un paio di IT così vengono... Allora, vediamo. Quindi questa ci mettiamo in Park District, ci facciamo Shopping Mall e IT Building. Quindi direi che è un'accoppiata che... almeno a me ha convinto parecchio. Quindi qua all'interno andiamo a fare un piccolo andiamo a fare un rush, una piccola corsa in fast forward. Vado a zonare qua, ci metto qualcosa nel mezzo e vado a zonare anche da questa parte.
Come avete visto, abbiamo allargato la nostra zona, quindi se qualcuno di voi si è spaventato la volta scorsa vedendo gli edifici bassi, mettendo su una serie di asset durante la fase accelerata, ho fatto notare alcune cose. Allora, se voi mettete degli asset, City Skylines li va a prendere normalmente quando voi mettete i vari tre distretti. Quando mettete il commerciale, a seconda se appunto commerciale, residenziale oppure industriale, va a prendere se bassa, alta, bassa, alta, uffici, industrie e così via. Questo non va a fare distinzione, perché io non ho il District Styles, perché come avete visto c'è qualche puntata che ce l'ha e qualche puntata che non ce l'ha. Io l'ho tolto perché mi dà particolarmente fastidio, perché mi va a storpiare tutti i nomi, poi non ci capisco assolutamente un tubo. Quindi questo, penso che questa serie la lasceremo senza, a meno che non riesco a capire questo. Se non cambio lo faccio saltare, perché è di quelli che vengono con gli edifici fatti a supposta, che odio con tutta la mia odio fino all'inverosimile. Quindi ci sono un po' di edifici simili, però ecco, questi edifici sono vanilla. Come lo faccio a capire? Allora, ho la Rico Mod, Rico Settings, seleziono qua, vado a vedere il nome Modern High Rise Condo. Qui se io ci vado a cliccare non mi fa vedere dov'è, ok? Non mi fa vedere neanche qua il nome, ma se io faccio qui su Find It, gli vado a scrivere Modern High Rise, come vedete viene fuori. Ho tolto Vanilla, quindi questo è custom, difatti ha è di Smileys, ok? Se non vi ricordate, vengono fuori così. Questo è di Smileys, è alto 75 metri ed è un 4x4. Con District Styles potete anche tutti raggrupparli e farli venire solo loro, quindi prendete tutti gli edifici di una certa grandezza, di una certa, e riuscite automaticamente a farli venire fuori. A me piace il gioco vanilla, come sapete, e quindi li lascio così. In questo angolo non so bene cosa fare. Io ci ho messo degli alberi, ma non mi entusiasma il fatto che siano rotti così. Non lo so. Qui nel mezzo, per esempio, ci potremmo mettere un po' di qualche altra cosa. Andiamo a vedere qui se riusciamo a far venire fuori qualcosa di piccolo. Qui ci possiamo mettere un paio di gazebo. Vanno comunque ad aumentare la... Allora, questo è diventato di livello 3. Come vedete abbiamo già 800, ci mancano le persone, però le persone, secondo me, se l'avessi messo qua, come vedete, avremmo già raggiunto il livello 5, sicuro, del parco. Mentre, siccome per adesso il parco è solo qua, però è abbastanza frequentato, quindi insomma, non mi lamento, no? Quindi siamo a 2000, siamo già a metà, quindi ora della fine del gioco arriviamo sicuramente a livello 5. Andiamo a prenderci un paio di aggiunte, andiamo a metterci per esempio un paio di gazebo. Li mettiamo qua nel mezzo. Uno lo possiamo mettere qua, potremmo anche mettere, secondo me, questo ci sta? No. Cioè se facciamo questo, forse sarebbe ancora più bello. Potremmo sacrificare questo, sapete? Sapete che lo potremmo sacrificare? Già, siccome non mi piace, facciamo così. Lo mettiamo qua di fianco. E lo facciamo saltare. Tom. Hello. Goodbye. E lo mettiamo qui di fianco. Bene. Andiamo a vedere, andiamo a togliere le zone di qua. Poi qui andiamo a fare un altro pezzo di percorso. E lo uniamo da questa parte. Ci mettiamo gli alberi? No. Perché
ce l'abbiamo già messi da sta parte, quindi direi che non serve. Allora lo mettiamo così, però in effetti allora questo dove rimane l'entrata, però my dear fellow. Molto interessante. Eccolo qua. Di qua c'è l'entrata. Non capisco come mai, mi sembra di qua, però va bene. Ah, perché è lato strada. Sì, giusto. Andiamo a mettere un paio di alberi, qui non ci stanno perché non abbiamo abbastanza spazio. E ma cambiare un po' alberi perché sto mettendo sempre gli stessi. Ci vorrebbe un random. Allora qui lo mettiamo fino qua, qui lo rimettiamo fino qua, se poi ci mettiamo una specie di grass. A parte che qui ci sono tutti i fiori, potremmo anche mettere i fiori, che però si vedono solamente quando facciamo la prima, quando facciamo il giro col tram, che però va bene, in effetti. Allora andiamo a fare lo spacing automatico, era questo? Sì, abbastanza. E qua invece di metterci il grass ci mettiamo qualche cespuglio un po' più grande. Mi piace questo parco al centro, qui c'è un po' di alberi, qui no, perché a metterli mi sembrano un po' troppi. Se noi andiamo a prendere adesso la nostra auto walk, selezioniamo un random. Eccolo qua, e ci ha pescato uno che ovviamente sta volando all'interno del... Ah no, sono io questo, scusate l'ignoranza. Direi che mi piace. Bello, questo da vicino mi piace. Ovviamente l'erba non rende parecchio di qua, non rende assolutamente. Potrei anche cambiarla, in effetti, questa è la parte ruined. Allora andiamo a decorare questa parte qua dietro. Qui per andarla a decorare, ovviamente, come sappiamo, dobbiamo togliere le collision, secondo me, perché qua andiamo a mettere qualche
Qui c'è qualche bush, qualche... Allora, tiny, no, il tiny non mi piace. E il full è abbastanza grande, però... Ok, alcune parti le abbiamo decorate, alcune no, andremo sicuramente ad aggiungerne dei pezzi. Qui potremo mettere anche qui qualcos'altro, vedremo piano piano. Ok, quindi come vedete anche questo è diventato un fantastico grattacielo e lo abbiamo fermato. Aumentano di livello lo stesso, però non cambiano. Questi qua cambiano lo stesso, questo sono sempre speranzoso che cambi, vediamo. Questo è il bar, il caffè della via. Questo potrebbe diventare un parcheggio, per esempio, se proprio vogliamo. Allora, qui parcheggio abbiamo visto che sono da sta parte, potremmo anche metterli coperti, ci stanno? No, sì. Perché sarebbero questi due e questi due, sì, questo e questo. Ci mettiamo questi parcheggi coperti, perché no? Questi non sono parcheggi, tutti questi spazi poi andrò a riempirli. Bene, direi che per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un pollice in su, spero che vi sia stato utile per andare a divertirvi principalmente, ad imparare qualcosa. Se volete vedere qualche cosa, qualche mod, qualcosa che riusciamo a fare assieme, che mi avete visto oppure che non mi avete visto fare, voi chiedete nei commenti, quindi... Sentitevi assolutamente liberi. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio e andiamo a dire dove sono i social. Quindi nella descrizione dell'episodio trovate la mappa, quindi la mappa che ho usato per fare questa città. C'è il link alle mod. E c'è il link, mi sembra, anche agli asset. Adesso comunque controllo. Se non trovate qualche link, richiedetelo qui oppure nei social, quindi richiedetelo su soprattutto Discord, così abbiamo la possibilità di chiacchierare su Discord e di conoscerci meglio, di scambiare in vocale magari in un gruppetto. Normalmente con gli abbonati ogni tanto ci troviamo, però liberissimi di venire o meno. E ringrazio particolarmente gli abbonati, quindi se volete supportare il canale concretamente, YouTube vi dà la possibilità e quindi io vado a ringraziarvi pubblicamente qui, perché mi supportate assolutamente tantissimo. E un grazie forte a Majin Vegeta, Guglielmo Lizio, Mr. Fabio 85, Marco Lamon, Francis 99, Compai Channel e Christian. Grazie mille e fino alla prossima, vi auguro una fantastica giornata.